Va all'Avellino il trofeo Guglielmo Maio, la squadra irpina si è imposta nel finale sulla Virtus Lanciano per 2-1. La gara del Biondi ha comunque dato buone indicazioni al tecnico di casa Roberto D'Aversa. Al di là della condizione fisica e di alcuni errori, la squadra frentana ha fatto intravedere buone cose dal punto di vista del fraseggio e della costruzione del gioco. Insomma, la strada intrapresa è quella giusta. L'Avellino, da quest'anno affidato alla guida tecnica di Attilio Tesser, è passato in vantaggio con un colpo di testa di Castaldo nel primo tempo. Lesto il centravanti irpino a sfruttare il cross di Schiavon e il mancato intervento di Amenta. Lo stesso difensore della Virtus poco dopo ha sfiorato il pari centrando un palo di testa. Ad inizio ripresa al settimo la bella azione del pareggio. Piccolo verticalizza per il taglio di Lanini che recapita un pallone facile a Dicecco. Nel finale però è Trotta a decidere la partita con la rete dell'1-2. Nel dopogara i due allenatori. Sono abbastanza soddisfatto nella consapevolezza, parlo della mia squadra, che dobbiamo crescere ancora molto, però ho visto delle cose che volevo vedere, impegno, la squadra che tiene il campo bene, poi tutto il resto è solo come normale che sia da migliorare. Ma considerando i valori in campo devo dire che sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché comunque di fronte avevamo un'ottima squadra e penso che la squadra abbia ben figurato, nonostante anche se poi il secondo tempo era imbottita di giovani, quindi penso che sia stata una buona partita. È chiaro che in questo momento, come ho già detto l'altra volta, non conta il risultato, conta magari il fatto di iniziare a creare una squadra e cercare di riportare in campo quello che si prova in allenamento, e devo dire che sotto quell'aspetto anche i nuovi sono ben comportati. La Virtus tornerà in campo domenica prossima ospitando al Biondi la Juve Stabia per il secondo turno di Team Cup. Sarà la prima gara ufficiale stagionale per la Virtus, che però pensa anche al mercato, alle priorità del portiere della mezzala, Cragno e Crecco in pole position. Se ne aggiunge una terza, quella di un difensore centrale dopo la partenza di Magnus Tröst. Si cerca anche un terzino destro, difficile il ritorno di Andrea Conti.